Due grandi uomini prima che due grandi atleti. Così Domenico Beccaria, presidente del Museo Grande Torino, ha introdotto a Palazzo Lascaris la presentazione della mostra organizzata con il Consiglio regionale dal titolo Capitani Coraggiosi, omaggio a Giorgio Ferrini e Gaetano Scirea. Erano presenti anche le vedove Ferrini e Maroso, Claudio Sala, Antonio Comi e Serino Rampanti. Ingresso gratuito dal 19 settembre al 15 novembre al Museo del Toro, a Villa Claretta a Sandri, in via La Salle 87 a Grugliasco. Questa è una mostra dedicata prima di tutto a due uomini veri, uomini di sport, prima ancora che calciatori e campioni. Due bandiere delle rispettive squadre. Il significato di questa mostra è quello di dire che si può tifare pro, si può anche tifare contro, non bisogna superare certi limiti e soprattutto bisogna tenere ben presenti i valori di competitività e di sportività che erano propri di questi due signori che oggi andiamo ad onorare, cioè Giorgio Ferrini e Gaetano Scirea. La mostra si inaugura qui a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, per dare una trasversalità e consentire sia ai tifosi del Toro che a quelli della Juve di partecipare in assoluta libertà. Dopodiché ci trasferiamo, perché qui gli spazi espositivi non lo consentono, ci trasferiamo all'interno del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in via La Salle 87 a Grugliasco, Villa Claretta, dove la mostra sarà ospitata fino alla prima settimana di novembre, quindi la settimana successiva al derby. Sarà possibile visitarla sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno a titolo assolutamente gratuito. A nome dell'associazione di quelli di Via Filadelfia siamo venuti qua oggi perché era doveroso ricordare la figura di Gaetano Scirea, per noi indimenticabile capitano bianconero. Fa piacere vedere questa commemorazione di due grandi giocatori delle squadre cittadine che hanno dato non solo sul campo ma anche in termini umani. Io che non sono quasi mai andata in trasferta, ho avuto l'occasione di andare a un finale di Coppa Italia a Genova e è stato vinto questa Coppa. Non mi sembrava vero, Giorgio anche lui stesso era incredulo, tant'è vero che non se l'aspettava il Torino di vincere la Coppa e hanno dovuto cercare una Coppa qualsiasi per festeggiare questa ricorrenza.